Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo». All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda. Da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo, Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: «Andate e informatevi accuratamente del bambino, e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udite le parole del re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre e, prostratisi, lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Cari amici, siamo di fronte ad un'altra bellissima festa in questo tempo di Natale. È la festa dell'Epifania. Dio si è manifestato al mondo. Gesù Cristo è per tutti gli uomini di ogni tempo. Per questo l'Epifania è anche la festa missionaria per eccellenza. Il cammino dei Magi, la storia dei Magi, è come l'inizio del lungo pellegrinare dell'umanità verso Cristo. In quella grotta di Betlemme sono arrivati prima i pastori con le loro pecore per riconoscere e adorare quel bambino. Poi mano a mano sono arrivati in tanti. Oggi contempliamo i re Magi nel loro cammino verso quella grotta. Sono arrivati non solo i poveri pastori, sono arrivati gli scienziati, i magi, è arrivata la cultura, è arrivata la filosofia in quella grotta, sono arrivati i potenti, se volete anche i ricchi, perché Dio non ha disdegnato di poter incontrare anche i ricchi. Sono arrivati in quella grotta e man mano che arrivavano, incontrando il volto di Dio in quel bambino, hanno ricevuto come un nuovo destino. Sono entrati in un mondo nuovo. Ci è raccontato il bellissimo viaggio dei Magi, che è il viaggio di ogni uomo, per questo ci interessa, ci è molto vicino questo viaggio, questo cammino. Erano i Magi cercatori di Dio, come ognuno di noi. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica, il primo capitolo, si dice così: l'uomo è capace di Dio, e poi il desiderio di Dio, e dice ancora: il desiderio di Dio è scritto nel cuore dell'uomo, perché l'uomo è stato creato da Dio e per Dio, e Dio non cessa di attirare a sé l'uomo, e soltanto in Dio l'uomo troverà la verità e la felicità che cerca senza posa. Vi ricordate, Sant'Agostino diceva: ci hai fatti per te, o Dio, e il nostro cuore è inquieto fino a quando non ti trova. Su questo possiamo proprio immaginarsi, immedesimarsi ancora di più nella storia dei Magi. Questi uomini appassionati di scienza,
hanno studiato le loro mappe, hanno guardato il cielo, hanno visto una stella, hanno avvertito come un presentimento, un suggerimento di Dio e si sono messi in cammino. Bello rileggere con attenzione questa pagina, il loro cammino, la strada che hanno percorso dall'alto dei loro cammelli tesi attraversando la polvere del deserto per andare a trovare il luogo dove quel presagio del cuore li portava, perché il cuore li portava lì. Erano carichi di avventura, di desiderio. Hanno cercato, hanno chiesto, hanno domandato, hanno sfidato anche la derisione di tanti, come accade anche oggi a noi. C'è una mentalità del mondo che ci dice, come prendendoci, tentando di prenderci in giro, ma cosa andate a trovare? Ma cosa andate a cercare? Tanto non c'è niente nel mondo che possa rispondere fino in fondo al cuore dell'uomo. I magi hanno sfidato tutto questo, hanno cercato, hanno trovato, si sono avvicinati a quella grotta, sono scesi e in silenzio si sono accostati e hanno piegato le loro ginocchia di fronte a quella terra benedetta e hanno adorato, hanno fissato il volto di quel bambino. La stella li aveva portati fin lì, il loro cuore era pieno di una intensissima gioia, la strada si era spalancata, la risposta era come stata trovata e trovata da quegli uomini. Tutto il loro desiderio, tutto il loro cercare non era perduto nel vento, ma era lì in quella grotta nel volto di quel bambino. La compagnia di Dio riempiva di luce il loro cammino e avevano qualcosa di bello da raccontare al mondo. Così è per ciascuno di noi. Mi ha colpito in questi giorni, da una parte, l'esperienza fatta in questo anno appena passato, dove ancora di più ho toccato con mano il bisogno di Dio, il bisogno di cercare Dio da parte degli uomini, in qualunque circostanza, nelle loro case, nella malattia, nei letti degli ospedali, nella mancanza di lavoro. L'uomo è uno proprio nato per cercare Dio. Mi sono preso questo pezzettino di un libro che mi ha colpito tanti anni fa quando ho iniziato a leggerlo. È la sintesi di questo librettino. Dice così: è stato per l'uomo, l'uomo con i suoi interrogativi, la sua solitudine, i suoi desideri, i bisogni che nessuno gli ha mai potuto né per intero spiegare né risolvere. Per questo uomo è vissuta una persona che all'umanità tutta ha preteso dare se stesso come risposta. Tale persona è Gesù Cristo e Gesù Cristo vive ancora. Buona festa, in modo particolare buona festa a tutti i nostri bambini.